Che è eso? Che non confia in una forza armata? La presenza in Venezuela di militari russi viola la Costituzione, lo ha affermato il leader dell'opposizione ed autoproclamato presidente ad interim venezuelano Juan Guaidó in un discorso all'Assemblea nazionale. Sembra che il governo non si fidi dei suoi militari, visto che deve importarli, violando la Costituzione, ha proseguito Guaidó. Secondo la legge spetterebbe infatti al Parlamento, controllato dall'opposizione e di fatto esautorato, autorizzare le missioni militari estere nel paese. Intanto la situazione in Venezuela è ancora caotica dopo il blackout che ha paralizzato il paese. Il governo ha lanciato un appello alla calma dopo il blackout che ha interessato 21 dei 23 stati del Venezuela, oltre alla capitale Caracas. Estamos sin agua desde el domingo. Siamo senza acqua da domenica sera, dice questa donna. Non abbiamo luce, niente acqua e i frigoriferi sono stati danneggiati a causa del blackout. Li fa eco Manuel, abitante della zona. Siamo stati costretti a prendere l'acqua a questa fonte, che ovviamente non è del tutto salutare, ma almeno per il bagno, per gli utensili da lavare. Purtroppo questa è la realtà delle cose che stiamo vivendo qui in Venezuela.